21 ottobre 2015, festa del cinema di Roma. Siamo qui vicino a Red Carpet, all'auditorium, sono le 10:30 e qui è già pieno di ragazzini che staranno aspettando qualcuno. Andiamo a scoprire di chi si tratta. Eccoci qui, siamo con... Lisa. Ciao Lisa. Ciao. Perché sei qui? Principalmente per Lorenzo Suni Favij e poi per gli altri. Cioè. Bene, bene. Sappiamo che verrà presentato appunto il film Game Therapy. Voi sapete già più o meno di cosa si tratta? Sì. Ci vorresti dire qualcosa? Che come protagonisti, vabbè, ci sono Favij, Clapis, De Carli e Zoda. E parla appunto di loro... Già, non parla di loro, parla di... Beh, non so spiegarlo. No, tranquilla, tranquilla. Voi personalmente cosa vi aspettate da questa giornata? Qual è il vostro obiettivo principale? L'obiettivo per me è di incontrare Lorenzo. Bene, voi lo seguite, sappiamo che siete tantissimi, avete anche preparato uno striscione. Poi magari dopo ce lo fate vedere. Grazie. Ciao Favij! Ciao Lorenzo, vabbè ormai. Sì, ormai. Ciao Favi! Saluta pure te, ciao! Saluto! Ciao! Facciamo i big like! Ma sì, tanto noi li tagliamo tutti! Meno male! Vuoi fare i big like? Certo! Ormai conta solo questo, quindi... Ma posso farti una domanda? Ma qual è l'importanza di fare i big like per voi ragazzi di oggi? No, vabbè, io ci scherzo, alla fine loro... Cioè, più che ragazzi che mettono i video, come molti possono vedere, aiutano un sacco di persone, pure che magari... hanno un po' più di problemi che fortunatamente non abbiamo, ma quando torni a casa che magari da scuola, che è una giornata storta, vedi un video loro, è la cosa più bella che ci possa essere. Grazie. I know this nothing makes you shatter. No, no. You're a lover of the wild and a joker of the heart. And are you mine? I wanna make you happy. I wanna make you feel alive. Let me make you happy. I wanna make you feel alive, alive. I wanna make you happy. Intanto complimenti per l'eleganza. Volevo... volevo chiederti che cosa risponde il dottor Clapix a tutte le critiche che sono piovute nelle ultime settimane su YouTube Italia e sul vostro lavoro? Ma intanto io YouTube Italia lo sto seguendo poco negli ultimi 2 anni, io mi sono spostato su Facebook, quindi non ho più di tanto seguito, però diciamo che questo evento, il film è stato un po' uno scatenarsi per gli haters, quindi diciamo che è qualcosa che doveva succedere. Che cosa gli vuoi dire? Andare a vedersi il film, mi rompere i coglioni.